Mister Bonati, una vittoria convincente per partire bene in questo campionato, cosa l'ha convinta di più oggi? Ma allora io credo che l'organico del Delfino quest'anno sia migliore di quello del Montesilvano, quindi vincere le partite non è mai semplice, però abbiamo fatto il giusto, credo che abbiamo fatto una buona partita, siamo stati bravi a rimanere sereni e calmi prima di sbloccarla. Poi l'abbiamo giocata molto bene fino al 2-0. Poi un po' la loro reazione, un po' la nostra imprecisione e la poca attenzione in alcune situazioni ha fatto sì che loro l'hanno riaperta e poi si soffre fino alla fine, fin quando Rodia non fa il 3-1, che è una persona che abbiamo pescato dalla panchina, oltre a Rossi e oltre a altri. Altri non sono entrati, che ti dimostra che come lunghezza della rosa, ma non, magari non nei primi 11 che erano, sono simili a quelli dell'anno scorso, ma la lunghezza della rosa, sicuramente abbiamo qualche chance in più. Qual è l'obiettivo della stagione? Diciamo che il punto di partenza è rigiocare in eccellenza l'anno prossimo. E dove arriveremo lo decideremo insieme con ciò che faremo. Mister, una brutta sconfitta in questa prima di campionato, da salvare probabilmente la reazione nel secondo tempo, dove si può lavorare però per migliorare? Ma guarda, brutta sconfitta lo dici tu, io penso che abbiamo perso una partita con 4 tiri in porta, abbiamo preso 3 gol e lì dobbiamo migliorare, come hai ben detto. I ragazzi hanno tenuto bene il campo, hanno giocato alla pari una partita sporca che poco aveva di partita di calcio, una partita giocata molto su lanci lunghi, su spezzate delle punte, però d'altronde negli anni passati quando abbiamo giocato con la Folgore, che prima si chiamava Flacco, sono sempre state così le partite. Faccio i complimenti a loro perché hanno veramente una bella squadra, un bell'organico, così come ho fatto i complimenti anche ai miei ragazzi, perché sappiamo da dove dobbiamo ripartire.